Aveva 15 anni il mio ragazzo. Era ancora quasi un bambino per me e ancor di più per mia moglie che l'aveva messo al mondo. E non per sua colpa, in una vita tanto breve aveva preso la brutta strada, la brutta nera strada della droga. Ed è morto il nostro bambino, è morto il nostro figlio adorato. E al funerale per la sua morte considerata vergognosa, nessun parente è venuto. Affogati nel nostro spaventoso dolore dietro alla bara, eravamo solo io e mia moglie. E la nostra parentela, fratelli, sorelle, nipoti, al passare del corteo davanti le loro case, han chiuso le finestre. Ah, indegnità delle indegnità, come si potrà mai dimenticare questo?